E dopo poi il tragitto tra casa e lavoro, quello che rischia, porta al maggior rischio di infortuni. Un incidente su 5 sul lavoro, infatti, è proprio nei cosiddetti casi in itinere. Diciamo che gli infortuni in itinere incidono per circa il 18% degli infortuni totali. È questa quindi una delle criticità per quello che riguarda gli infortuni del lavoro dal 2009 al 2013. In Liguria gli incidenti sono calati del 23,63%, passando da oltre 30.000 a 23.500, ma di questi il 18% appunto, circa 1 su 5, sono in itinere, ovvero accadono durante il tragitto tra casa e posto di lavoro. I dati arrivano da INAIL nel corso della Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. E confermano che le criticità rimangono comunque sempre quelle legate ai settori dell'edilizia e del trasporto. Uno dei comparti più critici continua ad essere il comparto dell'edilizia, che è un comparto appunto, di per sé critico proprio per la tipologia di attività che viene svolta ed è un comparto, tra l'altro, che è ancora più toccato in questo momento dalla crisi economica. Abbiamo il settore della sanità, abbiamo il settore del trasporto dove gli infortuni assumono un notevole rilievo. Il trasporto su quale sicuramente qualche intervento può essere fatto in materia di sicurezza, ma nel trasporto a volte incidono anche situazioni che riguardano proprio la viabilità. Stessa cosa per quanto riguarda gli infortuni in itinere, che come sappiamo noi assicuriamo anche gli infortuni in itinere, ovvero quelli che non hanno un diretto collegamento con l'attività lavorativa, ma sono quelli del tragitto casa-lavoro. È ovvio che quando i percorsi che il lavoratore deve affrontare, giustificati per raggiungere il posto di lavoro, presentano delle criticità quanto alla rete viaria, forse è anche più alto il rischio che succeda un evento infortunistico. Dalla manifestazione di Genova comunque parte anche un messaggio rivolto alle istituzioni, alle aziende, alle persone. Pur essendo in un momento di crisi economica, rispetto alla sicurezza non abbiamo alibi per fare passi indietro. La sicurezza è un diritto di tutti i lavoratori e su questo diritto è necessario che converga l'interesse delle istituzioni, delle aziende, che sia necessario un intervento sui giovani affinché facciano proprio quella che è una cultura, perché diventi prevenzione uno stile di vita in tutti gli ambienti, non solo del lavoro, della strada, della scuola, della vita comune. Ecco, questo è il nostro interesse nella giornata di oggi.